Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si sistemano i nostri ospiti. Faccio subito vedere Elisabetta Piccolotti. Partiamo da capo, da Catalarenzia. Perché dicevamo pesa di più sulla destra? Guardate i precedenti. Da ora in poi state attenti ad alzare la mano oltre la spalla. State attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente. Che Mussolini abbia scritto una pagina di storia dell'Italia è innegabile. Hanno le pressioni perché ha sbagliato uno striscione. Quando si sbaglia si paga così. Ringraziate poi in modo particolare l'onorevole Francesco Lollobrigida. Riconoscere all'affilano Rodolfo Graziani quello che la storia dei vincitori gli ha sempre voluto negare. Camerata Alberto Stabilini! Presente! Camerata Alberto Stabilini! Presente! Elisabetta Piccolotti, allora, cosa significa a Catanzaro? Intanto vi presento Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera Forza Italia, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, Elisabetta Piccolotti, Anna Falcone, giurista, Marcello Fois, benvenuto, scrittore, Alessandro Di Battista, domani al Teatro Duse in Bologna con Assange. Allora, Piccolotti, iniziamo da lei, a Catanzaro. Significa una cosa molto semplice, che in Italia abbiamo un problema di nostalgici del fascismo, abbiamo un problema di ritorno di forme di neofascismo e abbiamo un sacco di gente che non vuole riconoscere che il fascismo ha gettato l'Italia nel disonore, ha mandato a morire decine di migliaia di persone, è stato alleato del nazismo e ha limitato e cancellato la democrazia e la libertà in questo paese. Per questo noi dobbiamo ribadire ogni giorno e con forza che l'Italia è una repubblica nata dall'antifascismo e che non c'è nessuno spazio per l'apologia di fascismo. Allora, mi faccia dire una cosa sul silenzio della Meloni. Poi, una domanda semplicissima, sì. Perché mi sono interrogata su questo silenzio. Io vorrei capire, questo silenzio è complicità? Questo silenzio è imbarazzo? Questo silenzio è indifferenza? Questo silenzio è sottovalutazione, in nessuno di questi casi questo silenzio è accettabile. E siccome Giorgia Meloni è la Presidente del Consiglio dell'Italia e rappresenta tutti gli italiani e rappresenta la Repubblica nata dalla resistenza antifascista, deve parlare per dire che quelle immagini non si devono ripetere. Potrebbe essere opportunismo, perché dice alla fine molti di quelli voteranno per me, è meglio starsene zitti. Ma io penso che Giorgia Meloni non debba parlare sulla questione di ieri riportata dai giornali di cui stiamo discutendo, semplicemente perché non la riguarda. Che Giorgia Meloni è a capo di Fratelli d'Italia, a capo del governo. Fratelli d'Italia ha partecipato alla manifestazione istituzionale dove c'era il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore alla cultura del Comune di Roma Gotorri, rappresentanza di Gualtieri, hanno portato delle corone in omaggio di tre ragazzi uccisi a 18, 19 e 20 anni. Non dimentichiamo il vero fatto, perché sennò scappiamo dal vero fatto. Due ragazzi sono stati uccisi da dei comunisti a 18 e 19 anni e non sono stati mai condannati responsabili, perché a quei tempi uccidere un ragazzo di destra non era reato. Questa è la vergogna vera della storia italiana. Breve, un ragazzo è stato ucciso da un carabiniere che non è stato condannato, perché uccidere un ragazzo di destra allora non era reato. Quei 200, 300... Che il carabiniere fosse comunista, quei 200, diciamo. No, non era reato. Quei 200, allora, 300 persone che... Io non ci uscirei a cena, assolutamente, non ci prenderei nemmeno un aperitivo. Vanno lì ogni anno. Quando governava la sinistra se l'è tenuti, non ha mandato nemmeno la Guidigos. Adesso li vuole condannare a morte. Piccolotti, allora, breve, poi Giorgio Mulè. Noi non dobbiamo riportare il tema, la condanna degli anni della violenza politica, perché questa l'abbiamo fatta tutti, da tutte le parti, tante volte. Noi dobbiamo discutere di quei 300 che fanno il saluto romano. E noi l'abbiamo posto questo problema tutti gli anni, con interrogazioni, con richiesta al governo di chiarire. Abbiamo chiesto lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Brava, bravissima. E c'è
Bravissima, e c'è un atto approvato dal Parlamento che impegna il governo a sciogliere questa organizzazione. Il governo Gentiloni è stato pavido perché non è intervenuto. Mi ascolti. Il governo Renzi è stato pavido perché non è intervenuto. Io sono il governo Draghi è stato pavido perché non è intervenuto. Gli altri governi sono stato pavido perché non è intervenuto. Sciogliere le organizzazioni neofasciste. Allora, no, no, non mi parlate, scusate, non mi parlate sopra. Non dice Bocchino, i governi che piacciono e il direttore, aspetta. Dice Italo Bocchino, non è solo la Meloni che non è intervenuta, non sono intervenuti tutti gli altri. Grazie di averlo riassunto, diciamo, senza urlare, perché non c'è bisogno, nonostante il nervosismo, ma io lo stavo dicendo. Perché io vorrei sapere se il vicepresidente della Camera ci andrebbe a cena. Io stavo dicendo che noi di Alleanza Verdi e Sinistra, nelle scorse legislature, abbiamo posto il problema ogni anno. Abbiamo pure ospite. Purtroppo non c'è stato un governo che lo abbia fatto. Se abbiamo ragione... Avete ragione, una vergogna. Se abbiamo ragione, la sto seguendo, ma allora chieda Laura al governo di Giorgia Meloni di sciogliere le organizzazioni neofasciste e di parlare di questo fatto. Almeno parlare. Allora, Giorgio Mule, si arriva a... Sì, scusa Laura, ti avevo chiamato, ma torni più tardi con un sondaggio che tocca anche questi temi. Giorgio Mule, si arriva da chiedere lo scioglimento a dire una parola. Che ci vuole a dire che brutta gente? Ma guardi che Giorgia Meloni non solo ha detto che è brutta gente, ma l'ha detto già quando, ad esempio ad agosto 22, cioè quando tutta la campagna elettorale venne fondata sul pericolo della destra, dei fascisti che andavano al governo in Italia e all'estero, disse parole talmente nette che non c'era alcuna ambiguità, che da decenni quella storia del fascismo non aveva nulla a che fare, queste esatte parole. Disse parole nettissime sulle infamità delle leggi razziali, disse parole nettissime sull'Olocausto e le ha ribadite da agosto 22 a gennaio 24 in 4-5 occasioni ufficiali. Poi, quindi le vuoi ribadire anche oggi? No, ma allora, siccome per me, come dire, non è che come il Padre Nostro, non si alza la mattina e dice ok, io sono antifascista. No, è successo. Dopodiché, un fatto. Siccome è perché la Presidente del Consiglio, lì grande ipocrisia, che per me, come dire, continuerà a far guadagnare voti a questa parte, è che quei 200, fra 4-5 anni, molti già non hanno più i capelli. Se vedete le immagini dal 2011 in poi, molti sono gli stessi, li riconoscete. E stiamo ma facendo hanno più invecchiare. Capelli, alcuni hanno i capelli bianchi. Aspettiamo che molli. Ma la cosa tragica è che anche quando governava quella sinistra, cioè Prodi, quando c'era la famosa Unione, ad H. Larenzia, stavano tutti là. Ma voi stavate... Cioè Bertinotti stava dentro il governo, poi lo fece cadere. Ma non è che allora, dissero una sola parola. Arriviamo al tema... Si alzò e disse, però mandiamo il pattuglione della Digos, facciamo i maxi processi. Non fecero nulla. Ma sapete perché? Falcone, perché sono 200, 300 persone che sono fuori dal perimetro della civiltà e che nessuno scusi, qui dentro... Scusi, ma perché quelli che sono nel perimetro della civiltà e gridano viva l'Italia antifascista non è tanto... Perdonatemi, stiamo... Cioè, noi identifichiamo quelli del perimetro della civiltà e possiamo urlare quelli... Girando intorno al problema, abbassiamo lo studio. La democrazia. Il problema, temo, non siano loro, sono quelli che li devono condannare. Quello che dicevamo è forse... La posizione del governo che non ha mai rilevato, rileva questa volta perché abbiamo un presidente del Senato col busto di Mussolini a casa. E quella la differenza. Anna Falcone. È sicuramente una delle differenze. Infatti, se Giorgia Meloni non doveva intervenire, a maggior ragione non doveva intervenire la russa, perché la russa, non lo dimentichiamo, è la seconda carica dello Stato. Nel caso di impedimento del Presidente della Repubblica è chiamato lui ad esercitare delle funzioni, la prima delle quali, insomma, è la tutela, il garante della Costituzione. Perché la russa è intervenuta, ha detto guardate io non ci sarei mai andato, non hanno nulla a che vedere con noi. Però, dice dal punto di vista legale il saluto fascista può essere... Dal punto di vista legale magari proprio il rispetto del principio di separazione dei poteri magari lo decide la magistratura questo. Anche se devo dire noi abbiamo visto delle scene diverse rispetto allo scorso anno. Non era una manifestazione diciamo così insomma sciolta. Era una manifestazione di un gruppo che sembrava quasi militarmente ordinato, di un gruppo sì, che tra l'altro purtroppo in questo caso proprio perché la Meloni che è Presidente del Consiglio e che viene da quella storia di estrema destra con tutti i passaggi che sicuramente ci sono stati, adesso rimane in silenzio. Bene, se è sbagliato il silenzio dei precedenti Presidenti del Consiglio, questo
è molto più grave, perché è un silenzio che legittima l'aumentare e il crescere di determinati movimenti che la Costituzione, alla 12ª disposizione finale, attenzione, non è una disposizione transitoria, è una disposizione finale e permanente della Costituzione, dice che le organizzazioni fasciste, neo, post, pre, devono essere sciolte. Lo faccia. Allora, Marcello Fois e poi abbiamo Alessandro Battista. Marcello Fois, allarghiamo lo sguardo. Cartello 10. Pozzolo spara non si sa chi con la sua pistola al veglione di Capodanno. Tutti siamo tutto Capodanno, si passa a dire non sparate i raudi, figuriamoci con la pistola. E un deputato della maggioranza arriva con la pistola, la fa vedere, parte un colpo. Dice mamma mia che cosa strana, sospendiamolo. Però insomma vai a vedere pure chi è uno che porta la pistola. E allora raccogliamo un po' il percorso politico del candidato di Fratelli d'Italia. Almeno un giorno all'anno vorremmo che tutte le cosiddette donne ritornassero femmine, mettessero una gonna, possibilmente non troppo lunga, scarpe col tacco, abbasso la donna e viva la femmina. Diceva, vabbè, l'ha detto così, andiamo a vedere nel suo passato. Mussolini non fu un criminale, ma uno statista, uno dei migliori che l'Europa abbia avuto. Andiamo a vedere, beh, un po' più di recente. Diceva, io fondamentalmente preferisco pistole e fucili. Allora, non è tanto un fatto. Ma se poi ci mettiamo quello che andremo a vedere, tante altre scivolate che questa classe dirigente ha fatto, è che ogni tanto lascia il dubbio che tanto lontana da quei 200 non sia. Marcello Fois. Ma no, viene la certezza che si sia sviluppato un ambiente che è positivo rispetto a questo tipo di esternazioni. È molto vero che è molto vero che le manifestazioni passate sono proprio, come dire, formalmente diverse da questa manifestazione. E poi è interessante partecipare a questi dibattiti perché si imparano un sacco di cose. Io, per esempio, ho imparato che è esistito un momento della nostra storia repubblicana in cui era lecito sparare alle persone di destra. Per esempio, non l'avevo, onorevole, mi scuso, ma non avevo mai avuto che questo fosse lei. Non ha studiato poi gli anni di più. È probabile. Purtroppo è probabile. Lo rivendicarono. No, fu teorizzato, si scriveva sui muri. Penso che stiate parlando con due codici diversi. Lei parla di uno slogan e parla delle leggi della Repubblica. Io credo che lei non abbia studiato a fondo gli anni di più. Però ha tempo per farne, un intellettuale. Ma alla grande. Ci mette anche poco tempo. No, ma posso venire da lei? È un grande intellettuale. No, io posso sono un discente. Posso venire da lei, non c'è problema. Ho io letto posso i suoi solo libri. Imparare. Solo un no, caffè. Lasciatemi no, parlare. Detto ciò, prego. Però, dicevo, il problema è che qui siamo di fronte a una narrazione che sta ingigantendosi contro una narrazione che invece sta diventando veramente asfittica, è poverissima. È una rampante e una in declino. Sì, la rampante è quella. Faccio un esempio. Il padre di Calvino ha chiamato Italo il figlio per motivi diversi, per cui il padre del direttore Bocchino ha chiamato Italo lui. Cioè, io sono orgoglioso di avere sono il nome di Balbo, sono orgogliosissimo. Vorrei sapere perché Calvino aveva chiamato Italo il padre di Calvino, perché poi prendete l'aereo grazie a lui. Ci sono le vie, ci sono i parchi intestati a Balbo in America. E non solo, votò contro le leggi razziali, quindi è stato un grandissimo democratico. Forse venne pure abbattuto. A differenza sua, che fate le battute. Ragazzi, aspetta, se penso che lui non contestasse la scelta di suo padre, ma che facesse un esempio dell'immaginario cui si attinge. Assolutamente. Lei dice, questa destra attinge a un immaginario che mette a rischio le ragioni della democrazia. E questa è la sinistra attuale. Perché prende voti? Non ricorda più da quale immaginario attinge. E questo è il punto. Allora, da una parte la visione chiara e netta, dice, vede, arrivava quasi alle teorie che espone spesso lei. Da una parte un immaginario chiaro, io non ho, dall'altro uno vago. No, ma io mi guardo bene dall'offendere chissà chi. Dico semplicemente che Mario Calvino era un socialista utopista che aveva della patria e quindi dell'Italia un'idea come luogo in cui le pari opportunità potessero esercitarsi. Dal fascismo in poi il concetto di patria diventa
assume, diciamo così, sostanza contro pure il discorsi pure troppo alti davanti al cartello 11, perché Alessandro Di Battista, ci abbiamo due problemi. Uno è quello della qualità della classe dirigente. Allora, Pozzolo lo spara alla festa di Capodanno, Lollobrigida che ferma il treno per scendere dove gli serve, Crosetto, ce ne hanno parlato Luca e Paolo a lungo, che insulta le persone sui social, la Russa che con il figlio accusato lo interroga e dice no, ci ho parlato io innocente, San Giuliano non legge i libri del premio Strega e lo dice, neanche glielo chiedono, la Russa dice che l'SS a Via Rasella erano una banda musicale e andiamo avanti, perché Rampelli dice che i gay spacciano i bambini per loro figli, che Piantedosi dice dei migranti che sono un carico residuale, Karaoke, e la Meloni ha detto durante la conferenza stampa, dice il giorno più duro è stato quello di Cutro, la sera però stava a fare il karaoke con Salvini. Lollobrigida che parla di sostituzione etnica, Valditara per uno studente dice l'umiliazione è formativa. Tutto questo ci ha fatto discutere molto della qualità della classe dirigente e diceva in qualche modo all'inizio Travaglio, attenzione perché c'è stata una conferenza stampa in cui noi eravamo concentrati su questi temi e poi è uscito fuori, guardate il cartello, che c'erano state delle imprecisioni riguardo all'economia, riguardo al sì, il cartello prima o poi uscirà, comunque abbiamo detto le tasse, eccole qua, non sono state alzate le tasse che invece salivano, non sono state ridotte le imposte con tagli di spesa e invece sono state fatte in deficit e altri temi che abbiamo già affrontato. La sua visione, Alessandro Di Battista. Allora, in quella carrellata lì di gaffe o scenita a Bari, per me manca la peggiore in assoluto. Oggi il sottosegretario ai beni culturali Vittorio Sgarbi è ufficialmente indagato dopo un'inchiesta eccellente del Fatto Quotidiano e di Report per autoriciclaggio nell'ambito di un'inchiesta per furto di un'opera d'arte. Vittorio Sgarbi. Sì, lui dice che non è vero. Vittorio Sgarbi attualmente ha le deleghe alla tutela della sicurezza del patrimonio artistico. Questa è una roba veramente che ci ridono dietro tutto il mondo. Cioè, colui che è responsabile del patrimonio artistico è indagato nell'ambito di un'inchiesta di un capolavoro artistico. È la più clamorosa in assoluto. Per me, ripeto, per me e per la Costituzione, ogni cittadino è innocente fino a sentenza passata. Sì, lui sostiene che ma è stata rubata la copia del suo quadro. Ma è accettabile per opportunità politica mantenere al suo posto un sottosegretario a beni culturali indagato per una vicenda del genere? Oltretutto il servizio di Report e una serie di questioni uscite fuori sono vergognose. Conferenza stampa della Meloni, è vero, ha mentito su alcune cose, ha glissato su determinate domande perché è brava, parla, vedete come funziona lei, parla oggi, prende un bersaglio semplice, facile, Chiara Ferragni la nomina 2-3 volte, evita di parlare della strage dei bambini palestinesi a Gaza, evita di parlare, questo è un articolo di Repubblica, del fallimento purtroppo italiano ed europeo in Ucraina, pensate Repubblica, Ucraina a corto di soldati, servono rinforzi, sarà reclutato anche chi lavora all'estero, in Ucraina non stanno finendo le armi, stanno finendo i soldati ucraini massacrati durante la controffensiva, sulle banche. Floris ha detto bene, ma veramente possiamo credere alla Meloni quando dice operazione WeWin, quella della tassazione degli extra profitti? Le banche si sono arricchite rispetto all'anno scorso in maniera incredibile grazie all'aumento del costo del denaro, soprattutto sui mutui ai ragazzi, alle giovani coppie, parlando appunto anche delle famiglie tradizionali, slogan meloniano, e non è stato tassato un euro, cioè non è aumentato di un euro il gettito. Giorgio Mulè, scusa un attimo Floris, questo è avvenuto nell'ultimo anno, poi possiamo parlare di Acca Larenzia, dei reati di opinione, io magari ho un'idea in questo diversa anche sull'inasprimento dei reati d'opinione, ma rispetto all'anno scorso, sbarchi più 50%, tassazione di extra profitti fallita, strategia in Ucraina fallita, la sicurezza, ma voi qualcuno in Italia pensa veramente che oggi le città italiane siano più sicure dell'anno scorso? Rispetto ai dati economici, guardate, è vero, diciamo, che l'inflazione, è vero Floris, che l'inflazione è diminuita in tutta Europa e non soltanto in Italia, ma il costo dei beni necessari per il sostentamento degli italiani non è che con la diminuzione o l'interruzione dell'inflazione sono calati, perché rispetto a due anni fa sono aumentati e restano alti oggi, questo soprattutto per l'interesse ai cittadini italiani. Troppi temi, cerchiamo di squadernarli con Giorgio Mulè. Allora, vabbè, diciamo la sicurezza sicuramente all'Appio Latino è peggiorata, vabbè, diciamo, ci sono 200 delinquenti appunto. Che... Appunto. Allora, ma sono sempre gli stessi.
cartello dei guai giudiziari parlava Di Battista della questione morale. Allora, cartello 18, guai giudiziari della destra. Sappiamo che proprio su questa rete Vittorio Sgarbi ha detto: guardate, è stata rubata la copia del mio quadro, non il mio quadro, ma Sgarbi è indagato per autoriciclaggio, Pozzolo perché qualcuno ha sparato, Santanchè bancarotta e falso in bilancio, Del Mastro per rivelazione di segreto ufficio, Montarulli è stata condannata definitivamente per peculato, poi è ora mi sembra sia vicepresidente della commissione di vigilanza RAI, Foti indagato per corruzione e traffico di influenze, Fidanza, che è un importante eurodeputato di Fratelli Italia, ha patteggiato una condanna per corruzione. E allora dice Giorgia Meloni: io sono garantista, non ho mai chiesto le dimissioni per qualcuno che era indagato, ed eccola che le chiede, guardate il filmato. Non c'è niente, il garantismo. C'entra niente. Il mio pensiero è che si deve dimettere tutto il governo. Il caso della Guidi è solamente l'ultimo caso, è francamente, insomma, abbastanza inquietante. Ma guardi, noi voteremo a favore della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti. Io ho rilanciato, diciamo, proponendo alle opposizioni, a chi volesse condividere, una mozione di sfiducia all'intero governo. Il gruppo di Fratelli d'Italia voterà la sfiducia al ministro Boschi, perché il ministro Boschi purtroppo ha un conflitto di interessi grosso come una casa. Ma la nostra sfiducia è, prima di tutto e su tutto, all'intero governo Renzi. Quindi addirittura la parte per il tutto. Ma certo, ma guardi, opportunità politica. Maneggiare i temi della giustizia per chiedere dimissioni sulla base, in questo caso, di inchiesta appena avviata, per cui è indagato, allora ci si eccita, per cui è indagato. Allora, guardi, l'ex presidente Conte, me ne vanto di aver fatto dimettere l'allora sottosegretario dei trasporti Edoardo Rixi perché era indagato, e lo fece dimettere. Poi uno dice: ma com'è finito quella roba? È stato assolto. Allora, quando vi eccitate per, lo dico a Di Battista, perché uno è indagato, dovete avere la pazienza e anche, come dire, il rispetto di aspettare come vanno a finire le inchieste. Assolutamente no. Perché se ci si fa guidare dall'indagato, da una perquisizione o da un ordine di custodia cautelare, è la fine. Non è la questione morale legata ai provvedimenti della magistratura. Invece sì. La questione morale è una precondizione che i partiti devono avere quando scelgono chi va al governo. Dopodiché si sta al governo e c'è un'indagine, serenamente si aspetta come va a finire. Se va a finire nel modo in cui c'è una condanna definitiva, a quel punto, come dire, ci sono tutti i rimedi necessari. Detto che finiscono tanti temi, mi interessa dire sull'Ucraina una cosa. Domani in Parlamento voteremo una risoluzione che rinnova il mandato. Bravi. In ambito NATO, bravissimi, perché i soldati massacrati a cui fa riferimento Di Battista non è che sono massacrati perché c'è una bufera di neve oppure certo, perché ci stanno le cavallette, perché i soldati della Federazione Russa gli sparano addosso, così come sparano addosso a tutti gli altri. La cosa che è grave è che mentre stanno finendo di uccidere gli ucraini, stanno finendo le armi. Chi sta dando le armi alla Russia? L'Iran. Ora, lo dico alla collega Piccolotti, quando in Parlamento ci alziamo in piedi e giustamente ci indigniamo e magari anche piangiamo perché condanniamo il regime che frusta con 74 frustate le donne, uccide le donne nelle prigioni, ricordiamoci che sono quelli che stanno mandando le armi e stanno aiutando la Russia contro il paese. Ma guardi, io non solo me lo ricordo. Andiamo su un tema più generale, la questione morale, la questione economica, quanto vengono valutate anche dall'opinione pubblica nel momento in cui si dà un giudizio su Giorgia Meloni. Poi una domanda invece per la Falcone. Ma io credo che l'opinione pubblica sia sconcertata da questo gigantesco conflitto di interesse che riguarda più persone nel governo, non solo dalle inchieste, perché le inchieste sono una cosa e sarebbe bene di fronte a delle inchieste, no, se non dimettere le persone dal ruolo di parlamentare, almeno levarle dai ruoli operativi del governo, perché quelli sono ruoli in cui allora si hanno delle responsabilità molto gravi. E questo è il primo punto. E poi sono allibite dal nulla che c'è sulla politica economica e sui guai di tanti italiani che sono in difficoltà sul serio. Cioè, quando prima Di Battista diceva dell'inflazione, qui ci sono prezzi che sono aumentati più del 12-13% e gli stipendi non sono aumentati allo stesso modo. Quindi c'è metà del paese
che guadagna meno di 20.000 euro annui. Mi faccia dire con che concluda cosa corrisponde. Concluda perché una domanda per Anna Falcone e poi sentiamo metà che non riesce a rinnovare la propria auto e quindi ha fermato le vendite delle auto, non riesce ad andare in vacanza e non riesce a risparmiare più di 100 euro al mese. Sono persone in difficoltà e non c'è nessuna politica per aiutare. Anna Falcone, quello che si diceva da parte dell'opposizione è, guardate, che viene molto pompata la, diciamo, la questione invece degli ideali, dei valori, proprio per nascondere queste difficoltà concrete. C'è stato un momento in cui addirittura c'è stata una politica di flash, proprio vi porto il VIP ad Atreio, arrivò Elon Musk, guardiamo Elon Musk, poi che è successo, cartello 22, che la destra della famiglia tradizionale e dell'ordine si è trovato a invitare un uomo che secondo il Wall Street Journal fa uso di LSD, cocaina, ketamina, estasi e funghi psichedelici. Com'è che è ancora vivo? Non si sa. Forse sarà stato anche un rave. Nello spazio con... Forse un rave c'è scappato, però lui dice giustamente, attenzione perché nella mia società mi fanno continuamente i test antidroga e ne è sempre uscito. Poi però c'è la questione femminile, no? Anche quella è stata presa con forza. E una senatrice, la Mennuni, ha detto qui sulla 7 a Omnibus, a Coffee Break, questa cosa. Mi veniva spesso ricordato dalla mia mamma. Mi diceva sempre, non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta. Allora, secondo me, questa è una cosa che anche noi, donne della mia generazione, di 46-47 anni, dobbiamo ricordare alle nostre figlie. Noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni vogliano sposarsi. Che male c'è? No, nulla di male, per carità. Devo mettere in mezzo pure i papà. C'è di male che le ragazze di 18 anni hanno diritto innanzitutto a studiare, perché una donna ha diritto a costruirsi il proprio futuro e la propria autonomia, certo, così come fanno anche gli uomini. Le ragazze lo fanno già da molto tempo, vorrebbero anche poter partecipare di più alla vita politica, vorrebbero anche poter partecipare di più alla crescita del paese senza essere incasellate in ruoli che oggettivamente le mortificano. Uno dei motivi per cui, e mi accodo a quello che diceva l'onorevole Piccolotti, a cui non mi permetto di dare del tu, anche stasera si è tornati a darle del tu, no, ma siamo alla maleducazione. Vabbè, ma non è un fatto di ruoli. Non l'ho notato, di ruoli. Però, no, ma forse anche il fatto che incontriate sempre bisogna qua ricostruire il link fra la simbologia e i contenuti. Qua c'è un'assoluta carenza di contenuti. Uno dei motivi per cui l'Italia è in assoluta decrescita è perché le donne lavorano di meno, è perché i giovani fuggono, è perché il mezzogiorno, di cui la Meloni non ha parlato, non ha detto una parola nella sua conferenza stampa, è diventato un luogo di fuga. L'Europa, ci ha detto col PNRR, è il luogo su cui investire per far crescere il paese, sta diventando un deserto. Ecco, è lo stesso deserto che noi vediamo in questa classe dirigente. Il link che c'è fra la simbologia e la mancanza di contenuti è proprio questa. Noi non ci possiamo permettere questa propaganda menzognera, perché nasconde l'assoluta irresponsabilità di una classe politica che sta portando il paese al macero. Non vado rapidissimo. Non capisco per una cosa, professoressa. Ma com'è che oggi il dato dell'Istat dice che l'occupazione femminile è al 52,9%? I dati della Banca d'Italia sono diversi. Purtroppo uno dei problemi è la propaganda, infatti. Io dico solo che ci sia una minoranza radical chic molto presente nei salotti televisivi che racconti un'Italia che non c'è. Ce lo diceva Mulè prima. Scusi, ma lei sta dando a noi dei radical chic? Io sono un professore a contratto, non mi sento radical chic. Faccio l'avvocato, non sono figlia di nessun avvocato. Io sono una che il lavoro se l'è costruito giorno per giorno. L'onorevole Piccolotti, la stessa cosa. Quelli che non pagano il mutuo dopo aver fatto enormi sacrifici per poter avere una casa, la stessa identica cosa. In Germania sono scesi in piazza gli agrari. Ci ricordiamo storicamente che cosa significa questo. Lo lasci concludere. Non credo si rivolgesse proprio a lei specificamente, ma un modo di pensare. Intanto le auguro di passare presto, professor Ordinario. No, non ci tengo, voglio rimanere libera, voglio fare l'avvocato, come faceva l'avvocato Bezos, che stasera sarebbe il caso di ricordare. Lo lasci concludere, della lo lasci concludere. Cercare di sovrapporre.
sovrastare gli altri. È tipico delle minoranze. Allora, il punto, Lavinia Mennuni l'avete presentata come una poeretta che ha detto la mia aspirazione. Io la mia prima aspirazione nella vita era diventare padre e sono un padre felice. Lavinia Mennuni l'avete presentata come una pirla. Ma è una che ha battuto Bonino e Calenda tutte e due assieme. Ma io leggo solo da una parte, la prego di non imputarla a me. Da una parte ci sono persone che hanno con loro la maggioranza degli italiani da una parte una piccola minoranza radical chic con a disposizione un po' di stampa che fa rumore. Se mettiamo 10 mosche dentro un barattolo e la mettiamo sul tavolo fanno un rumore. Aspettate che arriva, vediamo se arriva Michele Santoro e rompe il barattolo. Piccola pausa.